Sono loro i veri protagonisti del mondo, i madonnari, i reietti, non i potenti, i cardinali, gli altolocchiati, i nobili, ma il mondo dei vinti, quello che l'artista conosce bene perché è il suo universo. Mancini è il primo pittore che documenta l'epopea degli adolescenti e dell'infanzia povera, nella quale scorge una primigenia condizione di privilegio dovuta alla loro naturale bontà. Giovani e bambini, nella sua prospettiva, sono gli unici custodi della bontà dell'uomo, in quanto impossibilitati per la loro stessa natura a praticare il male, appannaggio solo di ricchi e potenti. Nell'enfant avec Botouil, Etverre Abin, ragazzo sulla poltrona rossa, firmato e datato a Parigi 1875. E nel più tardo il Ciociaretto con la statuina del Sacro Cuore. Il protagonista è un ragazzo nuovo dai capelli neri, spettinati e lunghi, ha gli occhi che suggeriscono l'intelligenza e l'astuzia. L'artista offre la realtà espressa con un linguaggio di pura percezione di luce e di colore. Il 1878 segna la rottura di un'amicizia più che ventennale con Gemito, probabilmente a causa del matrimonio contratto dallo scultore con la bella Anna Cutolo, modella di